Coloro che non hanno una casa, non hanno diritto al lavoro, sono esclusi dalla possibilità di socializzazione, di socializzare con altri, si indica quale nemico è colpevole di tutto questo? L'extracomunitario, il diverso. C'è fascismo in ogni volta che si individua un singolo essere umano quale responsabile di colpe che invece sono altrove. Bisogna rimuovere tutto ciò. Insomma, attenzione perché è vero che si può imparare ad essere partigiani, ma si può anche imparare ad essere fascisti, Ah quindi sì, attenzione. raggiunto il fondo si può sempre iniziare a scavare, quindi vediamo di non raggiungere il fondo ed invece risollevarci. D'altronde l'ho detto anche ieri in occasione della presenza dell'arcivescovo, ho ricordato all'arcivescovo che Cagliari, dopo i bombardamenti del 43, distrutte le abitazioni per il 75%, si pensò addirittura, venne proposto di spostare la capitale da Cagliari a Sassari, perché era inimmaginabile che Cagliari potesse risollevarsi. E invece Cagliari seppe reagire, e una delle prime dimostrazioni fu l'assessore della cultura, della pubblica istruzione dell'epoca, che organizzò le scuole, distrutte in buona parte, ai giardini pubblici, e fu il primo segnale di ripresa. Ecco, io credo che a partire dall'istruzione pubblica, dalle scuole, dalla coltivazione quotidiana dei sentimenti di solidarietà, delle buone pratiche nell'essere cittadini, ecco, credo che a partire da tutto questo si possa migliorare anche le condizioni della città e di vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Grazie al sindaco di Grazie Cagliari, a voi. Massimo Zedda. Siamo in conclusione di questa bellissima mattinata. Franco Boi, presidente del Comitato 25 Aprile, che riunisce tante associazioni, sindacati, tante sigle che organizzano ogni anno questa iniziativa. Franco, una bellissima giornata. Care concittadine e cari concittadini, care amiche, cari amici. Carissime compagne e carissimi compagni, sarò breve. Dopo la bella mattinata che abbiamo vissuto assieme a me, in quanto presidente del Comitato 25 Aprile, credo che restino da dire solamente alcune cose e fare qualche puntualizzazione. Tutti coloro che mi hanno preceduto hanno fatto benissimo, hanno detto benissimo che ovviamente noi condividiamo tutto. Intanto un caro ricordo e un deferente pensiero al nostro grande amico e compagno Dario Porcheggio, che ha insegnato a quasi tutti noi che cosa sono state la resistenza e la guerra di liberazione dal nazifascismo, non soltanto in Italia ma anche in Europa. E poi un ringraziamento affettuoso a tutti voi che avete partecipato al nostro corteo ed avete avuto e avete la pazienza di aspettare finora. Un saluto al comandante Nino Garau, che è qui presente e che per modestia non è voluto salire sul palco, ma noi lo abbiamo già onorato alcuni giorni fa con un film visto da moltissime persone e che noi riproporremo anche in futuro come esempio. Un grazie a tutti coloro che hanno accettato di farci intervistare da Vito Biolchini ed Elio Artemalle, ormai veterani in questo ruolo, partigiani alla memoria. Grazie. Un grazie alle forze dell'ordine e alla polizia municipale che ci hanno consentito, cosa del resto, come fanno tutti gli anni, di svolgere in tranquillità la nostra manifestazione. Un grazie a tutte le associazioni e le forze sociali che fanno parte del Comitato 25 Aprile, sono circa 40 ed hanno collaborato attivamente per questa manifestazione. Un ringraziamento alle istituzioni presenti,
la provincia di Cagliari con la dottoressa Angela Quacchero, Angela Maria. Ed infine un ringraziamento particolare al Comune di Cagliari che per la prima volta dopo tanti anni abbiamo l'onore di ospitare su questo palco nella persona del nostro giovane sindaco che noi abbiamo fortemente voluto. Massimo Zedda e la sua giunta sono stati con noi molto collaborativi e insieme a tutte le altre cose ci hanno concesso la disponibilità del locale sottostante il Palazzo Civico per l'esposizione dal 20 fino a tutto domani della mostra sui crimini nazisti, un'orrenda sequenza di delitti contro l'umanità. Sono convinto che coloro che vedranno queste immagini riusciranno a comprendere meglio del perché la guerra di liberazione contro il nazifascismo è stata una vera e propria battaglia di civiltà. Essa è stata combattuta in favore anche di quella piccola parte di italiani e purtroppo di sardi e purtroppo anche di nostri concittadini che si ostinano pervicacemente ed impunemente a disconoscerlo. Come ho detto all'inizio di questo mio breve intervento, voglio fare una puntualizzazione, chiamiamola di carattere storico, dato che spesso si dice che bisogna lasciare alla storia i giudizi definitivi sugli eventi. Per giustificare, come si fa in questi giorni anche a Cagliari, la richiesta di organizzare una manifestazione in onore, dicono loro, dei caduti della Repubblica di Salò, si tirano in ballo strampalate teorie su una fantomatica guerra civile che sarebbe stata combattuta tra italiani tra l'8 settembre del 43 e 25 aprile del 45. Noi non ci stancheremo mai di ripetere alcune verità. La Repubblica di Salò, ed era uno stato fantoccio, voglio ricordare che l'unico riconoscimento internazionale venne dalla dittatura giapponese, l'unico. Non sarebbe mai nata la Repubblica di Salò senza la volontà hitleriana e le armi dei nazisti che invasero l'Italia dopo la firma dell'armistizio tra il governo Badoglio e il generale Eisenhower. Una guerra civile diventa tale quando due parti levanti di una stessa nazione con idee diverse tra di loro si combattono in armi. L'esempio può essere la guerra civile spagnola, quella americana, ma non certo la nostra. Quella d'Italia è stata puramente, semplicemente una guerra di liberazione dei tedeschi e dunque coloro che hanno combattuto ai loro ordini come facevano i repubblichini non possono essere annoverati in alcun modo come patriotti e come tale non possiamo onorarli e come tale noi chiediamo al prefetto che ritiri l'autorizzazione. Da privati possono andare a deporre fiori, ma non come organizzazione. Tutti quanti noi sappiamo bene che quando i partigiani hanno combattuto e sono morti in 100.000, sapevano che il loro sacrificio era per un'Italia unita e democratica. Soltanto la liberazione che oggi noi celebriamo ha reso possibile prima l'avvento della Repubblica e la conquista della Costituzione repubblicana. Pertanto oggi siamo in grado di collegare tutti questi eventi tra loro e possiamo concludere dicendo
ad altissima voce: viva la Resistenza, viva la Liberazione, viva la Repubblica, viva la Costituzione! Grazie a Franco Boi del Comitato 25 Aprile, ma ringraziamo anche gli alpini. Gli alpini che sono venuti con grande sensibilità. E tutti che abbiamo l'onore di ospitare qui sul palco. Ringraziamo anche coloro che hanno liberato l'Italia. Eccoli là. Ringraziamoli con un bellissimo applauso. Ringraziamo anche gli amministratori di altri comuni che sono venuti qua oggi a Cagliari e ricordiamo le tante iniziative che ci saranno nel pomeriggio nei tanti comuni. Ringraziamo anche questa bellissima piazza, perché non avete idea di quanto si goda a stare su un palco a vedere tanta gente che festeggia il 25 aprile. Mi chiedono di ricordare che stasera a Samassi alle 18 Max Berru degli Intilimani ricorda la Resistenza cilena. E qui e salutiamolo. Eccolo. Eccolo. Comunicazione di servizio. Eccola, vai. Ci vogliono anche quelle. Qualcuno ha perso questo mazzo di chiavi. È qui sul palco. Ok? Bene, siamo alla fine. Il 25 aprile lo devi chiudere tu. È così. Sì. Prima di cantare Bella Ciao tutti assieme, io invito a fare questo come abbiamo fatto l'anno scorso. Lo facciamo questa volta perché l'anno scorso un giornalista un po' sprovveduto aveva scritto nel resoconto della manifestazione dell'anno scorso che fummo costretti a cantare Bella Ciao. Ma Bella Ciao è nel nostro DNA e lo cantiamo in tutte le occasioni. E vorrei ricordare un avvenimento. Oggi è il giorno della Liberazione, ma non è festa per tutti. Non è festa per Rossella Urru. E allora, da questa piazza, il nostro canto arrivi a Rossella con delicatezza, perché anche per lei arrivi il giorno della Liberazione. Che vengano a liberarla, che un partigiano della libertà la liberi. E allora tutti assieme cantiamo Bella Ciao. Costretti. No, la cantiamo da soli, senza l'accompagnamento, quello lo facciamo